Pensavano di fermarmi, pensavano che il loro ban potesse terminare il mio regno del terrore. Pensavano che il loro ban potesse impedirmi di continuare a bestemmiare su questo videogame. Pensavano stupidamente che il loro ban mi allontanasse per sempre dai campi di gioco. Siamo tornati anche questa settimana con la Weekend League su EA FC 25. Oggi ho deciso, mi faccio bannare di nuovo. Come avete visto settimana scorsa, ero stato bannato, sono stato messo in carcere. Mi hanno impedito di realizzare il mio percorso nella Weekend League. Ma questa settimana siamo tornati. Prima di iniziare, ovviamente, lasciatemi un like e un commento. Nei commenti fatemi sapere se ci state giocando, quanto avete fatto di record, qual è il vostro giocatore preferito, con quale delle giocatrici donne presenti nel gioco fareste più volentieri l'amore. Se volete un altro episodio della Weekend League, 7000 like e procederemo a bestemmiare anche, non settimana prossima, perché settimana prossima non ci sono, ma quella dopo. Io non perderei tempo però, perché oggi il team ha delle carte calde, il team ha delle carte straordinarie, il team ha delle carte mostruose. Io non perderei tempo, mi butterei immediatamente nella prima partita che ci farà bestemmiare. Oggi può andare in due modi: o me faccio bannà, oppure decido che ogni cosa che succede io sono felice. Oh dai, let me win please. Oh, pezzo di merda, come cazzo te permetti? Dai Son, bravo Son, non è Son, è Smolarek, non è Son. Fallo, fallo da lì. Sì, ma che ha preso. Oh, ma che fa? Ma perché tutti con le mani nei capelli, ragazzi? Ma chi siete, pellegrini? Frate, che questa se... Bravo. Madonna Son, che non è una bestemmia, ma è una cosa per dire grande. Frate, mica sale il terzino. Devi salire, bro, non sale. Non sale, non sale il terzino. Porco ti... Non so dove andare, non so dove andare, non so dove andare. Anzi, che lo fai? Mannaggia, ha preso. È gol di testa. Non ci si crede. Non è che non vi ho messo le azioni su e sì. Non l'ha fatta. No, ragazzi, sono spenti. Si rallentano proprio. Io da quando hanno patchato tutto, sento proprio che adesso diventano stupidi. Poi ho l'impressione che abbiano. Vabbè. Ah, ho capito. Vabbè. Non dare cazzotti subito, porco di per questo gioco di merda. Cioè, guarda che sto. Cioè, no, raga, no, è finito. Cioè, non mi dai giù. Lo sai 10 minuti prima come andrà a finire il porco di gioco. Non azzeccano i filtranti. Amsic non stoppa il pallone. Tu mi dà il cazzo. Ago! Seconda partita. Io non posso segnare, raga. Non hai capito, io non posso segnare. Non puoi segnare, non hai capito ancora. Non puoi fare gol sul gioco. Sforzarti quanto vuoi, tu gol non lo puoi fare. Non puoi segnare. Guarda uno che azione deve fare. Guarda che passaggio ha fatto. Ma come ha tirato, raga? Ora dimmi come cazzo ha tirato. Godo. Pezzo di merda, godo. Affanculo, va. Vattene, vattene, vattene. Non mi fa perdere tempo, te ne devi andare, te giuro, sono incazzato. Terza partita. Fammi vedere la squadra di questo figlio di puttana che deve morire incendiato. Divisa 5. Ok, dai. No, Turam, raga, io non ce la faccio più. Fuori gioco dei 6 km. Io Turam non ce la faccio più, raga. Io vi giuro che è un giocatore insensato. Fuori gioco. Era regolare. Questo cosa ci insegna, bambini? Bestemmiare, porco. Ecco cosa ci insegna. Oh, davanti la porta devi arrivare per poi non poter fare gol. Courtois, te la sei buttata in porta. Mannaggia Giuda. C'è di tutto per farlo tirare. Gol. Ho deciso che tutto andrà bene d'ora in poi. È una cosa giusta del videogame. Ragazzi, ragazzi, Rodrigo non solo ha resistito a un contrasto con Tchouaméni che è alto 3 metri più di lui, l'ha sgarato. Ma chi? Raga, come, dove vado? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Sono 10 persone. Quanti sono? Cioè, guarda, 5, 9. 9 persone al limite dell'area. Anzi, 9. Che cazzo era, diavolo? Oh. Ma
Prepariamoci ad un'altra lotta infinita contro il destino. Vediamo se riusciamo a fare in modo di aprire queste marmoree difese. Magari con qualche bug tipo questo. Vabbè. Godo. Frate, ma che stop è? Bravo. Fallo. Godo, cazzo, godo. Dai, ciccio Smolarek, fai qualcosa. Madonna, che lento. Bravo, person. Madonna, ha fatto un tiro clamoroso, sì. Ho sbagliato, godo. Non t'ha manco fischiato il fallo sto gioco de merda. Però ti ridà il pallone con un rimpallo clamoroso. Renditi conto che azioni devi fare per fare gol. La prende, incredibile. La prendi e la metti al centro come ti viene. Oh, preciso. Oh, poteva andare dappertutto. Ha deciso la palla, danna precisa sui piedi di De Bruyne. Vaffanculo, bastardo. Se riusciamo a vincere questa, siamo messi come settimana scorsa. Ah, ma mi spieghi? No, vabbè, raga. Ma hai visto come si è allargato il... Ma che cazzo fai? Fallo. Bravo Son, cazzo che bello. Io ti amo quando fai così. Questa tocca vincela. Così stiamo esattamente come l'altra volta. Raga, oh, vabbè tutto, però a WWE è un po' che non la guardo. Ma chi? Fallo. Madonna, sì, cioè, è proprio un gioco brutto, è brutto. È brutto, è tutto brutto. È tutto orribile. Che cazzo di gol è? Come hai fatto a non spaccare tutto tu? Devo dire effettivamente qualcosa? Cioè, devo dire effettivamente qualcosa? Dai, vattene, te prego, sì. Fammi risparmiare tempo. Uno script che fa paura su sto gioco. Dai, raga, cioè, dai, vattene, ti prego. È proprio una roba che tu senti nel joystick che i giocatori si muovono a uno all'ora. È una cosa terribile, terrificante. Questo è già... ecco qua, vabbè. 4-2-4, va bene, dai. Ok, questo è un tumore, però... Madonna, sì. Guarda che azione che avevo fatto. Mannaggia a me, mannaggia. No, raga, Rodrigo. Raga, Rodrigo. Capito, no? Che non è normale la situazione. Hai capito che un giocatore non può fare quella cosa lì, no? Resistere 22 persone che lo picchiano. Godo. A caso, ma godo. Non puoi fare niente come... Caduto, sì. Cioè, ma non dico niente, raga, è normale. Sono io pazzo che continuo a pensare che il gioco sia giusto. Che culo di merda, godo! Ma sto 3-2, no 3-3. Non sbagliarlo. Grande Son, grande. Tanto la perdiamo lo stesso, quindi non mi arrabbierò quando subirò il 4-3 fra un minuto. Ragazzi, voglio che Rodrigo faccia un crimine efferato e che tolgano la sua carta dal videogame. Ma ho detto che non mi arrabbio. Ah. Cioè, secondo voi sono psicopatico malato o l'ho passata? Ragazzi. Easy. Prossima. Siamo 3-3 casualmente. Vediamo se questa la riusciamo perlomeno a far finta di giocare. Godo, coglione del cazzo. Grave errore. Una differenza fra il mio suono e il suo, ragazzi, che il mio sembra quello che è andato, è quello dell'universo parallelo in cui ha accettato di andare a fare il militare. Godo. Giusto, se l'è meritato. Guarda che faccio. Sono un tumore. Godo. Te lo faccio solo intravedere. Ho scatenato le ire, eh? È l'unico modo per fare in modo che la partita si animi. Farli arrabbiare. Almeno corrono. Non sbagliarlo. Godo. Te ne faccio un altro. Questo te lo vedi per qualche secondo in più. Fai 1, 2 e poi skip. Non puoi più uscire da... Non puoi più... Ragazzi, che cos'è questa cosa?
Che cos'è, porco di... Perché devo subire gol? Per forza! Non possiamo non pareggiare questa partita. Guarda qui. Oh no, sono diventati dei super uomini, raga. Non corrono più di nuovo i miei... No. Non commento, non, ti giuro non voglio commentare questa partita. Occhio che non fischia, gliela fa finire, eh. È finito 30 secondi fa, 40, un minuto oltre, un minuto e mezzo oltre. Il tiro lo doveva fare. Rifaglielo, rifaglielo. Sì, non me ne frega niente che mancano mille minuti. No, non mi fa fare il coso. Venitela a prendere, coglione del cazzo. Godo. 4, 2, 4 con Turano, Rodrigo, Mendy. Sempre gli stessi giocatori. Frate, a chi, porco di... E se ci metti sotto i suoni di Paperissima, stanno benissimo. Splash! Ragazzi, cioè mi fa venire il mal di testa tutti questi rimpalli. Bravo. Fallo. Possibile. Fallo. Godo. Turan mi pare che c'ha la calamita. Questo non l'ha presa, non si sa come. Non mi dà il... Cioè, il Cristiano davanti mi devi dare! No, cioè, a fianco stavo, a fianco. Vabbè, quanto cazzo ci vuoi mettere? Che cazzo, Godo! Un attimo che parte dritto per dritto. Non puoi fermarlo. Piccolo rimpallo, altro rimpallino. Non puoi fare nulla. Ok, dai, con un po' di fatica ce l'abbiamo fatta. Come siamo belli. Ti ho segnato solo perché il gioco ti ha detto, apriti cielo, aprite le acque. Coglione, dai, levati dai coglioni. È stata una piccola accelerata. Vattene. Interessante. Lo controllavo io, secondo voi Van de Ven? No. Secondo voi con un corner nato per colpa del gioco cosa può accadere? Niente, per fortuna del cazzo di joystick. Se no rompevo anche questo. Sbagliato, sono scemo. Ah, ma un altro Turam. Va bene, sono un coglione, porco di... Ah, raga, Gomez questo, è un centrale. Che fa? Che succede, ragazzi, no? Parte Cristiano! Madonna che bello che sei, Smolarek, cazzo, quando fai questi gol completamente insensati per lo sport che pratichi. Un attimo che è partito Maradona, palla per Cruyff, inserimento per Ronaldinho, occhio che al centro c'è Pelé, eccolo Pelé. Meno male che abbiamo Dino Zoff in porta. Godo, un attimo che gliela ridà immediatamente. Giusto, è stato bravo. È uscito di testa. Ma perché con la testa? Cioè, va bene, sì, me lo accollo. Va bene. Ma perché con la testa? Buono. Giusto. Vediamo se torna un gameplay normale. Vediamo se possiamo fare gol soprattutto. Prova a far tumore. Va bene, sono buono. Godo. C'ho sempre l'impressione che d'angolo tu non puoi fare gol. Ah, raga, me sei incastrato nel mio, porco di... No, vabbè, dai. Cioè, ragazzi. Godo. Calcio di rigore. Era fuori area. Va bene. Lo sapevo, no? È sbagliato in alto a sinistra. Godo. Godo. 6-4, siamo a 2 terzi. Dobbiamo fare 3 vittorie su 5 rimanenti. Un parziale di 3-2, che ovviamente ce lo sogniamo. Parziale di 3-2 bisogna fare. Godo. Dai! Porco di... Frate. Mamma mia, che spallata mi ha dato. Cioè, raga, boh. Portami a spasso! Comprami il guinzaglio allora! Che ti devo dire? È una partita sporca, eh? Ve lo dico, è sporca. Madonna, quanto è sporca questa partita! Puzza di merda! Che culo!
Portiere. Portiere. De testa. In area di rigore. Di testa. Regolare. Non mi caga il cazzo. Come cazzo godo. È finita. È finita. È finita un minuto fa. È finita un minuto fa. È finita. Penso che questo sia esplicativo. 93 e 20 sul cronometro. Il gol gliel'ha dato. Ce l'ha fatta. Prossima partita importante da vincere. La squadra è invisibile. Uno dei più classici gol. La trivela sotto Arzette da 25 metri. La più classica delle soluzioni offensive del pallone. Turan e Rodrigo. Che sorpresa trovarli nella stessa squadra. Chissà se questa persona sa che fuori c'è il sole che splende. Godo! Tanto non posso vincere, è un mostro questa persona, cioè è stato frutto della casualità questa roba. Ma noi ci crediamo. Oddio. Madonna mia, ma chi era? Ma era Koundé dalla difesa. Vabbè. Ci sta, dai, gli abbiamo messo paura, non potevamo fare molto altro. Bello. Bello questo inserimento violentissimo di Hamsik. E allora metti pressing. E allora lo spaventi. E allora gli fai paura a questo bambino di 13 anni che sta sudando. Sta così, ha detto merda. Se non vinco domani come lo racconto a scuola che ho fatto 14-1? Come andrò a scuola? Oddio. Peccato, è rimbalzato secondo una legge fisica che ancora non era stata scoperta. Ma fortunatamente esiste questo gioco in modo tale che gli scienziati possano scoprire tutti i problemi che affliggono questo pianeta. 25 minuti per fare un'azione. E poi la porta a casa. Un bel GG a tutti. Palla! Best video game ever. E allora sono 3 le partite rimanenti per 2 vittorie che non faremo mai. Un'altra squadra invisibile per caso? Di nuovo Turam, ragazzi, io non ce la faccio più, ve lo giuro. Io non ce la faccio più a vedere quella faccia di merda di Turam. Porco di... Che fatica! Che fatica! Quanto pesano questi giochi? Che fatica! Si stanno allenando con gravità 10! Rimpallo! Vai! Dai! 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 Te pare? Perché stiro, stiro! Non devo stirare, porco di... Vestitemi! Cioè, i miei cadono da soli, cadono da soli! Come godo, raga. Come godo che t'ho trascinato, che sembravo, te giuro, non lo so. Questo sta a spaccare la roba, eh. Questo sta a spaccare i joystick. Guarda che cazzo ha sbagliato. Raga, io ve lo giuro che quello di Foden era un tiro. Io con Foden ho tirato in porta, lo dico. Questo è quello che ha fatto FIFA, l'ha passata. Mi ha fatto fare gol. E allora aspetti. E allora lo fai innervosire. È fermo anche lui. Allora fai 2 palleggi. Fai 2 palleggi yoga bonito. Che fa? Se menano? Si guardano. Parlano della loro vita. Chissà cosa accadrà. Che succede? 8. Siamo a una vittoria dall'obiettivo e mancano 2 partite. Siamo messi meglio dell'altra volta. La partita decisiva del 9 con un'altra squadra invisibile probabilmente. No. Va bene. Non me ne frega niente. Madonna, come giocamo, frate? Madonna, come giocamo? Fallo. Raga, frate, questo è il sogno che si realizza. Però fermi tutti, eh. Madonna, come gliel'hai passata. Il portiere! Ma che fa il portiere? Occhio, che questo... Questo ce ne fa 65, eh. A posto. C'ha il potenziale per farcene 40. Ma raga, ma il portiere? Ma non è il portiere? Ma perché non gli funziona il portiere? Non puoi fermarti. Io ho avvertito. Fate come volete, eh. Fate tutto ciò che... Fate quello che volete. Ma io ho avvertito. Cioè, tipo questo passaggio, no? O questa scivolata che casualmente finisce sui suoi piedi, che fa partire un contropiede letale. Rosso, eh. Vabbè, questo è gol perché lui sarà il mago delle punizioni.
Vabbè, va bene, cioè ci sto, a me va bene, non ho problemi. Godo. Che avrà fatto? Avrà spaccato il joystick, che avrà fatto? Mi avrà segnalato, ma sicuramente mi avrà segnalato. A sfregio, coglione. Coglione, zitto, vai a casa e dammi l'iro. Smolorek si porta il pallone a casa. Proviamo a portarci a casa anche l'ultima partita. Ultima partita, vediamo come va. Oh, Turam, stranissimo. E Rodrigo, assurdo, forse c'è anche Mendy. Che gol stupido, raga. Succedono dei gol veramente cazzo stupidi. Cioè, proprio stupidi. Se vuol dire stupido? Stupido vuol dire stupido. Porco d***o. Puoi sbagliare sta cazzo de cosa? Ma che tiro è, frate? Ma come fai a sbagliare? Uno dei gol più belli della storia del calcio, cazzo. Marek! Quasi. No. Ci sta. Beh, ma ci sta. Cioè, tanto era ovvio che finisse così sta partita, quindi... Forse rigore, forse espulso. Dagli il rosso. Godo. Scusa. Gli ha dato il giallo comunque, eh? Quella malata mentale gli ha dato il giallo. Dai, la rigiocava. Abbiamo fatto 10. Andiamo a vedere i premi, dai. Il nostro 10 ce lo siamo portati a casa e si gode. Abbiamo 20 giocatori 81 più, 10 giocatori 83 più, un oggetto 87 più, boh, un eroe base, un team of the week, un altro team of the week. Parti dagli 81 più, 20 81 più, walkout, Germania. Mi vuoi dire che è proprio lui? Tada! Ma non è sicuramente questo il pacchetto che deve farci trovare qualcosa. 10 83 più, via. No! È Rush! È walkout? È CC? È francese? È della Ligue 1? Peccato che è della Ligue 1 però. No, nice. Oh, però ci ha dato, dai. Ndombele. Non male in realtà, non so come usarlo. Quanto costa? Un cazzo, è una pippa, certo che costa un cazzo. Forse io mi apro prima i team of the week e poi l'87 più e poi l'eroe. Totv walkout? ATT? Non so chi c'è. Marcello! Ah, frate, questo è buono. Girassi. Costo? Altri 20. Apri l'altro team of the week. Però dai, è un po' droppatino. Non ha esagerato, eh. Questo non è Walcott. Vabbè, MLS Canada. Non ci frega un cazzo. Dai, torna a casa. Araujo. Allora, adesso abbiamo l'87 più e poi l'eroe. Ma prima 87 più. Ovviamente walkout. Walkout. Uno buono. No. No. Capito, uno bestemmia 4 ore per trovasse Bruno Fernandes. E ora gli eroi. Frate, te prego, io te supplico, Dio. Workout, cioè buono. ATT, Spagna. Morientes. Mi ha dato Morientes. Costa 300k, sì, ma... Vabbè, comunque anche oggi abbiamo dato il nostro. Tecnicamente oggi è lunedì, quindi domani usciranno i Pokémon. Ripeto che settimana prossima non farò la VL. Però se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Morientes. Dammi dei suggerimenti. Grazie.